Mister, allora questa vittoria per 2-0, personalmente ho visto un buon catanzaro nel primo tempo fino al gol, poi ho visto una piccola azione da parte della Livonese, però tutto sommato ha controllato bene la partita. Io le chiedo, mister, quanto è arrabbiato conoscendola per non averla chiusa prima? No, per non averla chiusa prima non sono arrabbiato, perché ha fatto qualche parata importante Mengoni, siamo stati sfortunati, abbiamo preso una traversa, non è che abbiamo sbagliato situazioni davanti al portiere, quindi non, per questo non siamo arrabbiati, non abbiamo commesso errori, a parte che sbagliare i gol ci può anche stare, ma io non... La mia lettura è, rispetto alla sua domanda, io ho visto un buon Catanzaro sempre, che poi le partite rimangono in bilico e che chiaramente ci sono anche gli avversari e che l'avversario ci crede e magari noi, ecco per questo magari mi arrabbio, magari noi in quel frangente commettiamo qualche errore gratuito che dipende da uno spessore, da un equilibrio mentale, da un'esperienza che collettivamente come squadra e individualmente dobbiamo migliorare, che commettiamo qualche errore gratuito e quindi alimentiamo questo coraggio degli altri. Però poi siamo sempre organizzati, siamo sempre tosti, se poi all'avversario non si può concedere neanche qualche traversone lateralmente, quando poi mettono in campo anche Ciani, ma è normale, le partite sono così, non è che, ma è una vittoria meritata, io sono contento di quello che la squadra ha fatto, ma so che abbiamo margini di miglioramento enormi, ma vedete, questo è anche un gruppo che non si è formato dall'inizio tutto insieme, qui ci sono dei giocatori fra cui oggi ne hanno giocato quattro per la prima volta, Favalli, Canutè, Derisio, quattro dall'inizio e Signorini, la cui condizione non può essere come quella di Statella ad esempio, che lavora con noi dall'inizio, quindi la squadra sta facendo bene sul piano del gioco, sul piano della proposizione, sul piano della costruzione, sul piano dell'intensità, sul piano del mantenersi corti, sul piano dell'avere voglia di vincere le partite e imporre il gioco. Poi molte volte, come stasera, non chiudiamo le partite, ma non perché abbiamo commesso errori, l'avversario c'è in campo, perché non è che giochiamo da soli, qualcuno ogni tanto se lo dimentica, e Catanzaro gioca da solo, e Catanzaro non gioca da solo, non giocherà mai da solo, ma ve lo dovete togliere dalla testa, trasferite questo messaggio a tutti quelli all'esterno, noi non siamo la nazionale del resto del mondo, noi siamo una buona squadra che abbiamo cominciato un progetto, vogliamo lavorare, lo facciamo quotidianamente, vogliamo crescere, vogliamo raggiungere obiettivi, non li so quali obiettivi, se dipendesse da me è il massimo, però ci sono anche gli avversari di cui bisogna, ma anche oggi abbiamo vinto meritatamente, così come a Rende non abbiamo perso meritatamente, lo ribadisco, ma cresceremo ancora, da che punto di vista cresceremo? Cresceremo individualmente, come tenuta fisica saremo tutti allo stesso livello fra un po', tra l'altro queste partite non ci hanno fatto bene, perché invece di lavorare con quelli che sono arrivati dopo li abbiamo dovuti tenere quasi a riposo perché c'erano gli impegni, ma cresceremo sicuramente, però avremo sempre gli avversari di fronte, una volta di un tipo, una volta di un altro tipo, ma il nostro atteggiamento sarà sempre quello, abbiamo giocato con grande intensità, anche con buona qualità. Credo che abbiamo fatto bene, abbiamo costruito tanto, abbiamo tirato in porta tanto, abbiamo rischiato su un paio di traversoni, ma ci sta, perché vedo che ci sta anche l'avversario. Qualcuno che pensa che il Catanzaro gioca da solo e che dal primo minuto, anzi qua forse dal minuto meno uno della partita al minuto 121, non c'è il Catanzaro da solo. Quindi, se qualcuno questo lo capisce e ci vuole aiutare, sostenere, noi ne siamo felici. Se no, se ne stessero a casa, se chi non capisce questo, lo dico proprio apertamente. Chi sposa la nostra causa, chi la deve sposare la nostra causa? Amore, passione, sostegno, sacrificio, solidarietà, voglia di soffrire con noi. Noi siamo disposti a soffrire, lo sappiamo che dobbiamo soffrire. Buonasera, parlava di intensità e buona qualità, l'abbiamo visto già dal primo minuto, anzi questo lo vediamo da almeno un ottimo primo tempo, però bisogna dire una cosa, che anche sull'1-0 prima della dopo, Catanzaro non è mai stato in appanno, ha giocato la sua partita, e quindi voglio dire, c'è stata una spinta diversa, ma io sono rimasto soprattutto impressionato dal primo tempo, mentre con Potenza si erano giocati 15 minuti, questa volta la squadra
visto molto tutto quello che sa fare, l'ha dimostrato, meglio nel primo tempo, anche nel secondo tempo. Piano piano, ho capito la sua domanda, piano piano quello che abbiamo fatto nel primo tempo lo manterremo per più tempo. Ho già detto che io non sono un mago che ha la bacchetta magica, ho già detto che ci sono dei giocatori che sono arrivati dopo e che non è che quando questi giocatori arrivano con una condizione ottimale, li abbiamo dovuti piano piano integrare, per cui siccome noi giochiamo un calcio corale dobbiamo stare tutti a posto. Allora, primo tempo ottimo, però poi non è neanche un fatto fisico, perché poi abbiamo tenuto fino alla fine, è che cominciamo a metterci degli errori di interpretazione con una serie di distribuzione del gioco poco semplice, in cui incappiamo in qualche errore e quindi alimentiamo questo coraggio da parte degli avversari che continuano a crederci. Nel frattempo il risultato sta in bilico, diciamo che ci complichiamo un pochino la vita da soli. Ma dette queste sfumature, siamo soltanto alla terza partita, cioè questo è un gruppo che c'ha qualità, che può crescere, che lo ripeto ancora una volta, che tutti quanti dovranno salire di condizione, tutti saranno utili e cresceremo, certo che cresceremo, ma nel frattempo credo che siamo sulla strada giusta come atteggiamento di squadra. Questa squadra, l'atteggiamento di squadra in queste partite, comprese quelle di Coppa Italia, non è mai venuto meno. Diciamo che dal punto di vista tattico siamo al 70%, poi nelle letture, nell'intensità, nelle qualità individuali, nell'essere risoluti, nell'interpretazione della gara, in alcuni momenti ci manca quel 30% che qui dobbiamo crescere, ma ci vuole un pochino di tempo, anche perché qui non ci sono giocatori che hanno un trascorso fatto di grande bagaglio personale, no? Dal punto di vista mentale, dal punto di vista proprio della personalità, e quindi tanti giocatori come Maeda, che sta crescendo ad esempio, come Riggio, come Nicoletti, vengono da, ma come Cicconi, ma come Repossi, ma come Giannone, che viene. Quindi cresceremo sicuramente. Nel frattempo i punti che abbiamo fatto sono pochi, perché ce ne manca uno a Rende, che dove non meritavamo di perdere. Tutti questi griti, abbiamo giocato, c'eravamo gli avversari, non meritavamo di perdere. Abbiamo giocato in alcuni momenti una partita intensa, bene, molto bene, quasi sempre dal punto di vista tattico, non meritavamo di perdere. Mister, le faccio una domanda su tre singoli, se vuole rispondere, altrimenti chiaramente si può astenere. Come lei è stato molto perentorio ieri nella conferenza stampa tra gara, annunciando 3-4 innesti che poi chiaramente oggi è confermato. De Risio, a mio avviso, nelle sue gerarchie, insomma, ha nettamente scalzato la concorrenza, poi insomma, lei mi dirà o meno. Canutè, insomma, un giudizio sulla sua prestazione. E la terza, se è soddisfatto di Statella, per ciò che può dare Statella in avanti, in attacco, può fare qualcosa. Ma voi mi portate sempre, a dare sempre giudizi, spesso perlomeno lo fate, giudizi, no, non lo so, sul piano personale, dove se uno volesse dire la verità certamente non la viene a dire qui. Io sono contento di quello che hanno fatto, ho già detto che De Risio, Favalli, Canutè e Signorini, che erano praticamente la prima partita, e le partite ti danno anche una condizione mentale, no? Entri e ti cali nel ritmo del campionato dal punto di vista agonistico, quindi hanno fatto bene, ma sono giocatori, a parte gerarchia o meno, noi avremo bisogno di tutti, sono giocatori che hanno qualità, ce ne sono tanti in questo gruppo, anche di giovane età, per cui cresceremo. Nel frattempo facciamo le disamine giuste, la squadra gioca da squadra, gioca con intensità, cerca di prendere il controllo della partita, poi come nel primo tempo di stasera, bene o in alcuni momenti, ma lo miglioreremo questo aspetto, ma certamente lo miglioreremo. D'altronde alla terza giornata di campionato non è neanche facile tutti insieme giocare sui ritmi su cui giochiamo noi, perché noi giochiamo su ritmi alti. Mister, salve, Francesco Panzo, scalanzaro.net. Intanto faccio i complimenti a lei e a Calanzaro, perché non era facile reagire subito immediatamente un altro derby, quindi rinnovo i complimenti. Uno sguardo alla prossima partita che metterà di fronte il Catanzaro alla Casertana, che oggi ha perso nuovamente, segno comunque che nonostante ci siano sulla carta delle squadre attrezzate per fare un campionato di vertice, quale partite sono da giocare? Che gara si aspetta lei contro la Casertana?
Ma Casertana è una squadra che ha qualità, adesso io non so le problematiche che hanno avuto, sarà come sempre, è difficile per me prevederlo, però sarà come sempre un confronto equilibrato in cui si confrontano due squadre che hanno qualità. Da domani cominceremo a prepararla. Le problematiche della Casertana francamente non le so, le conosce molto meglio l'allenatore, poi non so neanche le partite, non ho avuto il tempo di vederle perché per adesso abbiamo pensato soltanto alla nostra gara. Sarà una partita equilibrata fra due squadre che hanno qualità, che, ma non è sicuramente una partita da vita o da morte, cioè non è questo il momento in cui si decide nulla. Qua, in questo momento, alla quarta giornata di campionato, nessuno decide nulla. Forse dopo 25 partite, 22, 25, si potrà avere un'idea di quelli che sono gli obiettivi delle squadre che potranno giocare per vincere, per non vincere, ma dopo tre partite sicuramente no. Grazie. Salve mister, ho capito che deve aver capito con la ragione, sicuramente non per il risultato, non per altri aspetti, però nel primo tempo spesso lei si sbracciava, no? Dalla panchina, perché cos'è che la faceva tra virgolette arrabbiare, nonostante la prestazione della squadra che non è piaciuta tutte le partite. E secondo, se quel 30% che ci manca da un punto di vista tattico è anche la lettura di alcune situazioni e soluzioni di gioco, perché magari nel primo tempo di giocata con il nostro giocatore alla palla di piedi, a volte il compagno attacca o meno lo spazio in tempi diversi, e magari a volte Giannone piuttosto che Marte, piuttosto che Vinizio, potevano imboccare che partiva o non partiva, se questo volete chiamare. Sì, io mi sbraccio dalla panchina perché purtroppo non si può fumare, se si potesse fumare mi sederei tranquillamente, non mi sbraccerei, sono costretto a sbracciarmi, ma no, è un modo di vivere la partita. A volte commettiamo degli errori, ma siamo anche in Serie C e quindi certi automatismi, certe intese, certi sincronismi, in generale commettiamo qualche errore di troppo quando vogliamo strafare, in generale. Quando vogliamo strafare a turno un po' tutti, commettiamo qualche errore di troppo. E poi gli errori di lettura, di interpretazione, che appartengono diciamo anche alla caratura personale del ma cresceremo sicuramente, ma cresceremo anche dal punto di vista corale, del gioco, ma anche se da questo punto di vista siamo un po' avanti, nella condizione globale uguale di tutti. Stiamo bene con chi si è, perché stiamo bene, perché adesso Statella, l'avete visto stasera, terza partita in 7 giorni, ha giocato praticamente sempre, sprintava e partiva dal primo minuto fino al 90° minuto, quindi chi si è allenato sta bene, ha capacità di recupero, c'ha buona gamba. Chi è venuto un po' dopo e ha un po' meno lavoro sulle gambe, come ad esempio De Risio, come Canutè, come Favalli, che poi Favalli si è un po' gestito e ha fatto bene perché hanno bisogno di lavorare, cresceremo sicuramente. Nel frattempo potremmo anche incappare in qualche incidente di percorso come quello di Rende, mi auguro di no, ma le prestazioni le faremo sempre da squadra. La partita di Rende, troppa gente che ha detto delle cose secondo me inutili e non vere a volte qui, ma lo dico, lo ribadisco perché per cercare di fare capire questo concetto molto importante che veramente è fondamentale. Questo è un campionato in cui le partite sono tutte lottate e combattute. Se qualcuno, lo ripeto, dovesse pensare che il Catanzaro le partite le gioca sul velluto, ma è proprio fuori pensiero. Tutte queste disamine che a volte si fanno, in cui si sputano delle sentenze a priori, io dico soltanto questo, io che alleno e penso di avere un po' di esperienza, perlomeno alleno da tanti anni, se permettete un po' di presunzione, un po' di conoscenza ce l'ho, quotidianamente ci sto tutti i giorni, tutte queste certezze che sento dire all'esterno io non ce li ho, ma guarda, è incredibile, eppure sto tutti i giorni con loro, faccio questo lavoro da 30 anni, pure se sono stupido, diciamo che sono stupido, ma ho un po' di esperienza a furia di prendere stupidate perché sono ottuso, qualcosa l'avrò imparata, per queste certezze non ce li ho. Allora voglio dire, per l'ennesima volta, potremmo anche avere qualche incidente di percorso, ma la prestazione la faremo sempre, questo è poco ma sicuro, e cresceremo, questo è un dato certo. Posso permettermi un altro consiglio? Lei si fa un profilo fermo, si alza la mattina, scrive il CVO, appunta e va da prendere.
così tutti ti possono cantare. Io c'è un mio profilo Facebook che mi curano, io manco, c'ho manco Facebook, i social per me sono qualche sigaretta sì, invece quando... Mister, scusi, più volte lei ribadisce che la squadra non è ovviamente ancora al top della forma, quando vedremo il Catanzaro, il suo Catanzaro al massimo della forma? Ma io credo che qualcosa già si vede, perché detta così sembra che c'è il buio assoluto, credo proprio di no, che non è proprio così. Quando parlo di forma, io parlo di condizione globale, uguale per tutti. Più avanti, appena avremo la possibilità di allenarci, perché sicuramente le partite ti danno un tipo di condizione, però ti stressano anche, ti danno la condizione mentale, perché entri nel ritmo gara, chi non ha giocato ed è in una condizione, però dopo cali, perché soprattutto i ritmi che noi dobbiamo tenere sono ritmi alti, noi giochiamo, cerchiamo di giocare sempre con grande intensità, questa grande pressione, ma lo vedete, non è che stiamo lì a aspettare o abbassiamo il baricentro o speculiamo, giochiamo con intensità, perché l'intenzione è quella sempre di prendere campo, è quella di prendere il controllo della gara sempre in condizioni di sicurezza, quindi spendiamo dal punto di vista fisico. Appena avremo la possibilità di allenarci tutti e passerà il tempo giusto, cresceremo anche da questo punto di vista individualmente, ma cresceremo anche globalmente, di questo ne sono certo. Va bene, grazie.